Salve a tutti e benvenuti in questo video speciale nel nostro canale Borderline. Allora, io non voglio parlare in questo canale di cose inerente al mio lavoro. Però oggi parlerò di una cosa che ha a che fare con il mio lavoro, ovvero il mondo dell'informatica. Questo sarà il primo e molto probabilmente l'unico video di questo genere. E poi capite perché l'ho voluto fare. È divertente e anche irriverente se voi siete persone che smanettate col computer. Oggi di cosa parlerò? Parlerò di un recente rilascio da parte di Microsoft del loro browser Microsoft Edge per Linux. Se voi non siete molto dentro nel mondo dell'informatica, voi direte: che cazzo è Linux? Oh cazzo, un Debian. Linux è un sistema operativo che fino a 20 anni fa nessuno se lo inculava, nonostante che sia nato all'inizio degli anni 90, ed è libero, gratuito, non paghi un cazzo, c'è un po' di tutto, puoi fare quello che ti pare e piace. Io infatti lo uso per lavorare ogni giorno, e io non faccio il programmatore, che sia chiaro. Che poi di recente una versione mobile è stata fatta, è stata costruita da Google per quello che noi chiamiamo Android. Android è un sistema operativo per cellulari basato su Linux. Se tu dici che cazzo è Linux e c'è Android, sappi che l'hai utilizzato sempre. Microsoft ha detto: noi abbiamo il browser Microsoft Edge, che se voi avete utilizzato sempre Windows, sapete che ha sostituito Internet Explorer. La domanda di questo video è: che ce ne facciamo di Microsoft Edge per Linux? Allora, prima di farvi vedere a cosa serve Microsoft Edge, vi voglio raccontare la storia dei browser per internet. La storia è molto lunga, caotica, è intricata e cercherò di raccontarvela in 2 minuti. Ma prima di parlare della storia, voglio fare un piccolo preambolo. Tutti i browser sono formati da fondamentalmente 2 componenti. Il componente principale, dal punto di vista dell'utente finale, è l'interfaccia. I bottoni, la barra dove tu scrivi i siti internet, eccetera, 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 eccetera. L'altro aspetto è una cosa molto nascosta all'utente finale, è il motore di rendering. Il motore di rendering è quella parte di programma che, una volta scaricati i dati da un sito internet, si occupa fisicamente di posizionare i vari elementi di una pagina web al posto in cui devono andare. In altre parole, si occupa di farvi vedere la pagina così per come la vedete. Perché dico questa cosa? Perché questa cosa è fondamentale a capire il motivo per cui io vi faccio vedere come utilizzo Edge per Linux. Andiamo per gradi, andiamo alla storia del browser, che è una storia, come dicevo, complicatissima, che cercherò di sintetizzarla in 2 minuti. Tutto parte dal lontano 1994, quando fu presentato il primo browser, Netscape. Molti di voi non lo conosceranno, non ho ben capito se avesse all'interno un motore di rendering separato rispetto all'interfaccia grafica. Ricordiamo che comunque era il 94, non c'era il web 2.0, non c'era l'HTML5, non c'era un sacco di cacate che abbiamo oggi, era HTML molto molto semplice, quindi magari non c'era l'esigenza di creare un pezzo di software separato all'interfaccia grafica. Grazie a Netscape abbiamo avuto altre 2 cose fondamentali per quanto riguarda la navigazione web che noi utilizziamo tutti i giorni, ovvero i JavaScript, che ci permettono di rendere le pagine dinamiche, e SSL. E voi dite: che cazzo è SSL? L'SSL, dal punto di vista dell'utente finale, voi la vedete più o meno ogni giorno. Quando voi andate ad acquistare i preservativi su Amazon, vedete l'iconcina a forma di lucchetto. Quello permette che i dati che voi inviate sono criptati, così nessuno vi inciula i dati della vostra carta di credito. Bene, nel 94 ci abbiamo Netscape, le persone lo utilizzavano. Cosa succede l'anno successivo? L'anno successivo esce Windows 95, e con Windows 95 Microsoft dava all'interno proprio di Windows 95 il loro browser Internet Explorer. Sì ragazzi, Internet Explorer, quello ritardato, rincoglionito, che voi lo cliccavate e poi aspettavate che si apriva. Sì. Sì. Internet Explorer. Sì. Attiviamolo. Forse si è mosso. Ah no, non si è mosso niente. Mamma. Ciao mamma. Sì.
Cosa sto facendo? Stavo cercando una cosa su internet. Sì, mamma. Sì, mamma, lo so che ti ho detto 3 giorni fa che cercavo una cosa su internet. Sì, lo so. No, forse la trovo. È che ancora non si è aperto il browser. Internet Explorer aveva un motore di rendering chiamato Trident, che praticamente anche voi, utilizzando gli ambienti di sviluppo Microsoft, potevate creare il vostro browser basato su Trident. Mettevate i bottoncini, boom, avete fatto il vostro browser, ma alla fine il motore di rendering, sì, sempre quello rincoglionito e lento e brutto, era sempre quello di Internet Explorer. Questo è un dettaglio molto fondamentale. Perché? Qui si avvia quella che si chiama la prima guerra del browser. Non ve la sto raccontando perché è lunghissima e macchinosa, ma il problema di Netscape era che aveva perso molta fetta di mercato, perché non riusciva più a vendere il loro software, perché Microsoft, avendo sviluppato Windows 95 con un browser all'interno, le persone dicono: ma se io ho sul mio computer l'Internet Explorer, perché mi devo comprare Netscape? Già ce l'ho, inutile. Questo ci fu una lunga causa, perché Netscape accusava Microsoft di monopolizzare il mercato, basta, burdelli, che manco mi ricordo se loro l'abbiano vinto o meno, ma non le importa perché questa causa si è protratta per molti anni. E nel frattempo Netscape perdeva rapidamente quota di mercato. Si sono rotti il cazzo. La base che è stata utilizzata per sviluppare Netscape fu utilizzata per sviluppare Mozilla, che poi diventò Mozilla Firefox nel tempo. Mozilla è una fenice che rinasce un po' dalle ceneri di Netscape, ha un diverso motore di rendering che si chiama Gecko. Sì, proprio questo. Quello che voi in estate poi vi rompe il cazzo perché si trova sulle pareti. C'erano, diciamo, tra virgolette, queste due grandi famiglie di browser. Quello di Internet Explorer basato su Trident e quello di Mozilla basato su Gecko. Mozilla, a differenza di Internet Explorer, era libero e tutti possono tuttora scaricare il codice sorgente e sviluppare una versione customizzata. E infatti esistono una miriade di browser basati su Gecko che non vi sto a raccontare. Nel frattempo, nel 2000, nasce Conqueror, un browser sviluppato principalmente per Linux che aveva al suo interno il motore di rendering chiamato KHTML. Quindi finora ci abbiamo Trident, Gecko e KHTML. Perché vi sto raccontando questa storia? Perché il motore di rendering KHTML è stato anche utilizzato per sviluppare Safari, il browser che si usa nei Mac. KHTML è stato utilizzato anche per sviluppare poi, molti anni dopo, Google Chrome. Tuttavia, Safari e Chrome non usano l'originale KHTML come motore di rendering, ma utilizzano un derivato che loro hanno creato e modificato a loro piacere, chiamato WebKit. Nel 2015 nasce Edge, che è, diciamo, il nuovo browser di Windows che dovrebbe sostituire Microsoft Internet Explorer, perché è ritardato. Ora, io non l'ho mai utilizzato, scommetto che era anche ritardato anche questo, perché nel 2019 lo hanno rifatto da capo, Microsoft Edge, utilizzando come motore di rendering Blink. Blink è un motore di rendering basato su WebKit, che a sua volta WebKit è basato su KHTML. Cioè, fondamentalmente, praticamente, il motore di rendering di Microsoft Edge è molto simile, se non addirittura identico, a quello che c'è su Safari, che c'è su Google Chrome. E quindi la mia domanda è: su Linux, a cosa ci può servire questo bellissimo browser di Microsoft? Lo scopriremo adesso! Ho preparato questa installazione di Linux per voi, e quindi andiamo su Firefox, perché ovviamente noi per scaricare Edge abbiamo bisogno di un browser, quindi già capite quanto possa essere utile. Quindi cerchiamo, sì, Microsoft Edge Linux, non sarà difficile trovarlo. Oh, eccolo qua, introduciamo a Microsoft Edge per Linux, una preview. Oh, sì, non vediamo l'ora di prenderlo. Sì, andiamo qua subito, clicchiamo, scarichiamo il file.deb per questa versione di Linux, accettiamo, leggiamo tutte le cose, sì, tutto, leggiamo tutto, scarichiamo. Perfetto. Aspettiamo che si scarichi, aspettiamo con molta impazienza che si scarichi. Sì, ho finito di scaricare, vediamo cosa possiamo fare con questo Microsoft Edge. Vado sulla cartella downloads, faccio il double click, metto qui la mia fantastica password 1234,
voi anche lasciate perdere, quella non è la mia password, ma ho installato appunto questa distribuzione di Linux per questo motivo. Installiamo. Bellissimo. Aspettiamo questi pochi secondi con trepidazione, perché c'è, ragazzi, stiamo avendo Microsoft Edge per Linux. Non ci sto credendo, ho parlato su Blink. Molto bene, quindi andiamo nella barra dove ci sono tutte le nostre applicazioni. Fate proprio larga, ragazzi, lo sto eseguendo, non ci credo. Cosa ci facciamo? Benissimo, ora io faccio con Microsoft Edge quello che faccio con Microsoft Edge su Windows, ovvero scarico un altro browser. Quale altro browser posso scaricare? Google Chrome, è normale, ragazzi. Andiamo su Google Chrome, accettiamo, installiamo tutto. L'abbiamo fatto per Microsoft Edge, figurati se lo possiamo fare per te, Google Chrome, ovviamente. E noi siamo impazienti di installare Google Chrome che abbiamo scaricato tramite Microsoft Edge. Mettiamo sempre la famosissima password 1234. Installiamo Google Chrome, che ripeto che abbiamo scaricato tramite il nostro Microsoft Edge per Linux. Ha terminato l'installazione e allora non ci resta altro che andare di nuovo nella barra dell'applicazione, andare a cercare Google Chrome. Beh, sembra che funzioni, no? Simpatico. Torniamo da Microsoft Edge. Apriamo l'installatore di pacchetti, il package install, e facciamo quello che è sempre desiderato di fare su Windows, ovvero disinstallarlo. Qui abbiamo su Linux questo potere, lo possiamo installare, disinstallare a nostro piacimento. Madonna, che bella la libertà. Bene, una volta disinstallato Microsoft Edge, cosa facciamo? Sempre quella cosa che ho sempre desiderato di fare su Windows, ovvero prenderlo e metterlo nel cestino. E svuotare il cazzo di cestino! L'ho sempre sognato, ragazzi. Ora capite perché ho voluto fare questo video. Ecco, da questo momento in poi voi capirete l'utilità di avere Microsoft Edge per Linux, la stessa utilità che ha Microsoft Edge per Windows, ovvero quello che vi permette di scaricare un altro browser più efficiente e performante. Non so se voi ci avete fatto caso, quando io ho cercato Google Chrome tramite Microsoft Edge c'era scritto in alto: Microsoft Edge è ottimizzato e performante. Ma non me ne frega un cazzo con la nomea che vi siete fatti per 20 anni con Internet Explorer. E lo stesso messaggio ve lo dà se voi utilizzate Microsoft Edge per Windows, come voi potete ben vedere da questo video. Molto bene, spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale e visitate il nostro sito internet www.borderlineitalia.com. Restate sintonizzati e ci vediamo la prossima volta. Ciao!